Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Nel cuore pulsante della casa del Grande Fratello. Un bacio appassionato ha acceso gli animi e ora. Un colpo di scena tiene tutti con il fiato sospeso. I protagonisti di questa vicenda sono Paolo Masella e Letizia Petris. Due concorrenti che hanno fatto palpitare il pubblico con la loro vicinanza improvvisa e ora. Con un'imprevista svolta. Dopo aver terminato la sua relazione precedente sotto gli occhi attenti del pubblico, Letizia ha ceduto alle avances di Paolo, il macellaio romano dal cuore tenero, condividendo un lungo e intenso bacio nel giardino della casa. Questo nuovo sviluppo ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan del reality, ma la storia ha subito incontrato un ostacolo inaspettato. Le ultime ore hanno visto un confronto carico di tensione tra i due, innescato da un'imbarazzata distanza che Paolo ha percepito in Letizia. In cerca di chiarimenti, Paolo si è aperto con sincerità. Mi dispiace se ti senti a disagio con me. Letizia, con franchezza, ha risposto: sono fatta così. Ha poi cercato di spiegargli che il suo comportamento era dettato da imbarazzo, non da disagio, e che non era sua intenzione vivere l'esperienza del Grande Fratello esclusivamente al suo fianco. Non è disagio, è imbarazzo. E non sono una che si appiccica tutto il giorno. Abbiamo già discusso di questo. Non voglio che il mio Grande Fratello sia solo io e te, ha spiegato Letizia, delineando i confini del loro rapporto. Paolo, che aveva forse immaginato l'inizio di una storia dopo quel bacio, ha cercato di rassicurarla, esprimendo il desiderio che Letizia vivesse appieno l'esperienza del reality, non limitandosi alla loro interazione. Tuttavia, Letizia ha posto un netto confine, esprimendo il bisogno di non sentirsi soffocata. Un segnale chiaro che ha poi confidato ad Anita, ribadendo di non voler iniziare un'altra relazione immediatamente dopo la fine della precedente. Questo scambio ha lasciato Paolo con un senso di malinconia e una domanda sospesa nell'aria. È davvero tutto finito prima ancora di cominciare?